delle patate sospettose che stanno guardando questo video. Il video di oggi sarà un unboxing. Mi è arrivata la Loot Crate del mese di luglio. Il tema del mese è futuristico. Dovrebbero esserci gadget di Star Trek perché è uscito un nuovo film, io non l'ho ancora visto, però voglio vederlo e lo andrò a vedere. E altre cosine belline che adesso andiamo a vedere insieme. Allons-y! Adesso mi leggo i capelli perché sennò io non vivo. Ci sono 184.000 gradi. Ah, che caldo! Apriamo la scatolina. Incapace anche ad aprire le scatole. My life. Eccoci qua. 3, 2, 1. L'apro verso di me così. Quanta roba. Oh! Oh mio Dio! Cosa non c'è qui dentro? Partiamo dalla prima cosa che ho visto ed è la cosa più grande qui dentro. Momento di suspense. Siete fan di Futurama? Perché se siete fan di Futurama... Davvero, questa è la cosa più bella sulla faccia della Terra, è la riproduzione del Planet Express. Oh, la mia infanzia! Adesso apriamo. A parte che figa la scatola con Bender, con tutti i personaggi. Fry, Leela, ci sono tutti. Apriamo. Ah, ok, sono due parti. Ma che figa! Allora abbiamo l'asticella che serve, allora mi sembra magnetica questa cosa. Minchia signori, che figo! La base dove andrà a posizionarsi e incastrarsi questo bagaglio qui, ecco. E poi abbiamo la signora navetta spaziale. È magnetica. Boom! È meravigliosa, non so davvero cosa dire. Piango. Poi una sorta di si chiama Mega Man. Allora, Mega Man, non ho mai seguito questa serie. Ah, ok. Allora, è una sorta di pop, simil pop, però di quelli piccolini con la testa gigante. Posso trovare uno di questi personaggini. Allora, vediamo cosa mi potrebbe piacere. Ok, allora io punto per o questo tipino, no, questo è incazzato, o questo con gli occhini verdi. Bel davanti. Questi sono gli occhi. Vediamo se ci ho preso. No, vabbè, si gira la testa almeno. No, ma non è neanche un pop. Boh. Magari lo darò a qualcuno che sa di cosa si tratta. Allora, poi abbiamo la maglietta. Oh, che carino! Allora, questa è la maglietta di Rick e Morty, una serie a cartoni che è bellissima, morire da ridere. E poi ci sono i disegnini che sono troppo belli. E qui abbiamo la maglietta. Per Star Trek abbiamo questa cosa che non so che cos'è, quindi andiamo ad aprire. Next Generation. Qua abbiamo una targhetta. La targhetta di Star Trek. Ha la pellicola sopra ed è adesiva. Che bellina! Abbiamo un'altra cosa. Oh vabbè, la spilla di questo mese, tanta roba. Poi abbiamo un fumetto, che è il primo volume di 4001 AD. Non so se scartarlo, non lo so veramente. Adesso lo tengo incartato. Lo so che per molti non ha senso questa cosa. E io di solito li apro sempre tutto, leggo tutto. Però questo non lo so. Adesso lo lascio chiuso, poi magari ci penso. Abbiamo la spilla del mese, che è
fighissima, cioè è la spilla più bella per ora che abbia mai ricevuto di Loot Crate, che è questa. Questa è veramente bellissima. Wow. E questo è quello che... perché rimane questo? Boh. E questo è quello che c'era dentro la loot del mese di luglio. Qui dentro la scatola, che come sempre si può girare, aprire, scasinare. Abbiamo una città futuristica e una pista di atterraggio. Qui. Anche se io non mi faccio niente, non ho detto di più. Bene, direi che è tutto. Se questo video vi è piaciuto lasciate un bel mi piace, scrivetemi qui sotto in un commento che cosa ne pensate delle cose che erano all'interno di questa fantastica scatola Loot Crate, se anche voi amate, adesso si è distrutto però, questa cosa. E niente, se non vi siete ancora iscritti al canale, mi raccomando, fatelo. Entrerete così a far parte dell'armata delle patate sospettose. Un saluto e ci vediamo al prossimo video.